Sono dottoressa Eva Polla di Montecatini Terme, cittadina italiana e incensurata. Dedico questo video al dottor Beniamino De Ida di Firenze, al miglior procuratore generale della massoneria giudiziaria. Dal 1994 sto lottando contro i poteri forti che prevalgono sui magistrati. Ho trovato sulla mia strada noti, potenti, influenti delinquenti, i quali si sono abusati di me, della mia buona fede, ingenuità. Mi sono rivolta alla magistratura perché non sapevo che questi elementi appartenessero alla malavita organizzata, alle associazioni massoniche e nello stesso tempo fossero molto vicini anche ai tribunali. I magistrati pistoiesi hanno creato vari sodalizi criminali, i quali hanno manipolato gli atti, i fatti, i capi di imputazione affinché i delinquenti diventassero immediatamente innocenti. I comitati d'affari dei magistrati hanno assicurato a questi individui il libero godimento dei proventi dei reati commessi a mio danno, e gli stessi magistrati facevano i propri interessi presso i tribunali. La maggior parte delle mie denunce è morta in procura per prescrizione dolosa dei reati o per infondatezza delle notizie di reato, senza che fosse mai stato svolto un solo atto di indagine sui fatti denunciati. Se raramente sono riuscita ad ottenere qualche sentenza a mio favore, era perché i magistrati sapevano che non ne ricaverò nulla. Solo pochi procedimenti hanno passato la soglia della procura, ma poi c'era il tribunale, la procura generale, la corte d'appello, la Cassazione. Negli insabbiamenti aggiustamenti sono coinvolti oltre 200 magistrati, dalle procure provinciali, dai giudici di pace fino alla Cassazione, sparsi in tutta l'Italia, ai quali si sono associati ufficiali giudiziari, cancellieri, liberi professionisti, avvocati, notai, commercialisti, ragionieri, geometri, dipendenti degli enti pubblici, politici, questori, prefetti, agenti delle varie forze dell'ordine pubblico, corti dei conti, tutti riuniti contro la sola Eva Polla. Infruttuosamente mi sono rivolta agli organi di supervisione, questi hanno fatto l'orecchio da mercante. Nelle aule dei tribunali ho trovato solo delle derisioni e umiliazioni. Il ruolo del procuratore generale è il controllo dell'operato dei procuratori della Repubblica del distretto, del quale è responsabile personalmente, di prevenire l'elusione dolosa dell'esercizio dell'azione penale obbligatorio tramite l'istituto dell'avvocazione e di sorvegliare sul rispetto delle regole. Mi sono rivolta ai vari procuratori generali di Firenze, i quali si sono succeduti nel tempo. Le mie richieste legittime sono state semplicemente ignorate. È più facile essere ricevuti dal Santo Padre da un ministro che da un procuratore generale di Firenze. Ho esposto ai vari procuratori le porcherie mostruose dei magistrati dei palazzi di giustizia di Pistoia. Per eludere di dover intervenire, hanno trasmesso gli esposti alla Procura della Repubblica di Genova, la quale ha pensato di imboscarli da atti non costituenti reato o a carico di ignoti magistrati nominativamente indicati, senza aver mai svolto un solo atto di indagine e senza degnarsi di acquisire i fascicoli a monte delle mie denunce. Mi sono resa conto di essermi imbattuta in una vera e propria organizzazione criminale che è diventata la nemica e la persecutrice di quelle persone che domandano giustizia e chiedono il rispetto delle regole. Nel 2009 ho avuto una piccola speranza con la nomina del nuovo procuratore generale di Firenze, dottor Beniamino De Ida, il quale ha dichiarato pubblicamente di voler tutelare le persone che non hanno altra forza che la legge. Con queste parole: compito di un procuratore è garantire
i diritti a ciascuno, specie dei deboli e degli emarginati, di chi non ha altra forza se non il diritto. Il dottor Beniamino ha fatto anche intendere che lui non volesse soccombere ai poteri forti. A 72 anni non ha bisogno di tartufismo per far carriera. Io invece mi sono solo illusa perché il procuratore generale ha mentito pubblicamente e ha ingannato spudoratamente proprio quelle persone che dichiarava di voler tutelare. Dopo il suo insediamento, gli ho esposto le mie sofferenze di quasi due decenni, producendogli atti giudiziari emessi con tanta falsità, per la quale non potevano intervenire. Probabilmente gli è stato molto scomodo di leggere così tante porcherie commesse dai magistrati del suo distretto, quindi, come prima mossa, ha ordinato agli addetti del suo ufficio e probabilmente anche a quelli della Corte d'Appello di Firenze di non leggere le email da me provenienti che erano corredate da atti giudiziari scannerizzati ed ha ordinato di incestinarli immediatamente. Però io sono rinviata a giudizio per email inoltrate ai magistrati senza che avessi allegato il mio documento d'identità. Il procuratore generale ha omesso anche di provvedere per le mie istanze di sua competenza presentate personalmente alla procura generale. Ai miei solleciti verbali, il dottor Deida ha fatto rispondere dalla cancelliera che non ha da dare alcuna risposta alle mie istanze. Ho capito che mi sono ancora inciampata nella più falsa e disonesta persona che avesse mai avuto l'incarico di procuratore generale di Firenze. Non mi sono mai arresa alla ingiustizia, agli atti paradossali, assurdi, emessi ad arbitrio dai conoscitori delle leggi delle quali sono gli esclusivi detentori, alle falsità che leggono ai provvedimenti giudiziari in violazione dolosa e colposa delle regole. I poteri pubblici si sono appropriati della mia vita, mi hanno distrutta economicamente, socialmente, moralmente, sono stata messa fuori la legge. Si è azionato un vero e proprio comando di morte che si è rivolto anche alla psicopolizia per rendermi definitivamente innocua o per farmi finire in un istituto giudiziario psichiatrico che sfugge a qualsiasi controllo. Ho subito varie azioni di violenza, di forza da parte degli agenti delle forze dell'ordine pubblico. Sono colpita di un provvedimento di foglio di via da Pistoia perché sono stata dichiarata la più pericolosa delinquente della Toscana a fedina penale pulita. I magistrati di Pistoia, reiteratamente astenuti formalmente a scopi manipolativi da tutti i procedimenti dei quali faccio parte, mi stanno processando per reati mai commessi, appositamente creati, in piena violazione di ogni diritto di difesa. Mi sono nominati avvocati di ufficio collusi con i magistrati che omettono ogni attività di difesa. A reddito zero sono rigettate le mie domande di ammissione al gratuito patrocinio. I fascicoli a mio carico sono proceduti immediatamente, mentre quelli che mi vedono parte offesa finiscono nel dimenticatoio. Tutto sotto la stretta sorveglianza del dottor Deida, il quale si è inserito perfettamente nei vari sodalizi criminali, che sì che applicano le norme delle leggi e dei principi costituzionali, però non quelli dello Stato, ma le regole massoniche alle quali hanno giurato fedeltà dopo aver tradito il popolo del quale dovevano essere i fedeli servitori. Il dottor Deida è un ingannatore, un traditore, un persecutore dei deboli che non hanno altra forza che la legge. Eva Pollack, Montecatini Terme.